da vediamo mettere nel tuo scrivete con le spalle a superare la seconda carta. Tutti poteri, invece che faccia passare le cose ogni volta con la norma sui cellulari e la norma con una circolare sulla scuola, e diciamo che non c'è stata indicevibile le leggi che ha fatto fino adesso sulle parole di autorità, sulle pubbliche di informazione, sulle cooperazioni sulle pubbliche a fondazioni e sulle provvedimenti disciplinari. Questo, se si vuole iniziare a parlare con noi, è un problema. Spieghi le ragioni della protesta? Contro la riforma dei nuovi esami di riparazione che stanno rimettendo. Come ti chiami? Alessio. Quanti anni hai? 17. Senti, tu da dove vieni? Noi veniamo dall'Armellini. Dall'Armellini. Senti, che aria tira l'Armellini? Cioè, che... Nessuno è contento, quasi nessuno, sì. Stanno imponendo le regole così continuamente e basta. Senti, come ti chiami? Raffaele. Quanti anni hai? 17. Che scuola fai? Armellini, sì, che anno? Istituto, tecnico, quarto anno. Ok. Il preside praticamente ci fa entrare le 7.50, sì? Non come quelli di su al nord che li fanno entrare alle 7.30, però stiamo là. Le uscite alle 2.10, alle 3. Tutte queste nuove regole così che ha fatto Fioroni, che dopo una decina d'anni ha rimesso gli esami di riparazione a settembre. Se vediamo. Senti un attimo, voi vi state preparando alla mobilitazione di metà ottobre? Sì. Senti, quante scuole sarete? Vi siete già fatti un'idea? Penso tanto. Tante. Giovanni, anni e scuola? 18 e di Ostia, la Briola. Del? Della Briola, di Ostia. Senti, e perché sei qui? Siamo qui per manifestare contro il decreto Fioroni, che è l'ultimo decreto sulle scuole che ha portato avanti Fioroni, che sicuramente è un'ingiustizia rispetto a tutti i ragazzi, rispetto a quello che sono le scuole. Perché? Come fondazioni, dove un istituto deve andare a ricercare i finanziamenti che servono per portarla avanti rispetto a tutte le iniziative da privati, rispetto a quello che è l'esame di Stato con gli esterni, rispetto a quello che è stato tutto il modo di portare avanti questa riforma. Senti, nella tua scuola, oltre, sì, naturalmente alla questione Fioroni, che altri tipi di problemi ci sono? Beh, problemi di struttura, problemi di spazi, ci sono problemi in tutte le scuole di Roma.